Buonasera a tutti. Rieccoci al consueto appuntamento su Second Life per continuare a presentare la LIM considerato un valore aggiunto in un processo di insegnamento-apprendimento. L'argomento di stasera è la seconda parte del quarto modulo Tecnologie didattiche e apprendimento. E cercheremo di stabilire come in un contesto didattico-educativo può essere impostata la rappresentazione e la costruzione della conoscenza attraverso le mappe concettuali e le mappe mentali. Passeremo poi a vedere come il cooperative learning diventa una metodologia efficace per un apprendimento produttivo. E infine, quali modelli e quali strutture risultano efficienti in un contesto di didattica innovativa. Partiamo dall'individuare il concetto di conoscenza. Ci sono numerevoli definizioni, ognuna delle quali consente di coglierne aspetti diversi. La conoscenza è un mix fluido di esperienza maturata, di valori, di informazioni contestuali, di intuizioni. Ha origine ed è applicata nelle menti delle persone e all'interno delle organizzazioni. Ancora, la conoscenza è l'utilizzo efficiente dei dati e delle informazioni, insieme alle potenziali capacità e competenze, idee, intuizioni, esperienze, sensazioni, commenti e motivazioni delle persone. La conoscenza, infine, consiste nella consapevolezza, nella coscienza acquisita nel tempo e nello spazio, che deriva da un processo continuo di apprendimento basato sull'acquisizione di nozioni, sul piano logico e dall'esperienza, ed è quindi presente nelle idee, nelle abitudini, nelle consuetudini, nelle esperienze, nelle relazioni, nelle percezioni, nei concetti. Nell'economia moderna la conoscenza sono le persone. L'apprendimento, la flessibilità, il potere, le relazioni, il vantaggio competitivo. Sintetizzando le definizioni di cui sopra abbiamo menzionato, la conoscenza può essere definita come la consapevolezza acquisita nel tempo e nello spazio, che deriva da un processo continuo di apprendimento basato sull'acquisizione di nozioni sul piano logico e dell'esperienza. Se la conoscenza è questa, ci chiediamo se è possibile rappresentarla e come può essere rappresentata. Cioè, in cosa consiste rappresentare, costruire la conoscenza e quale interesse suscita nel mondo dell'apprendimento? Costruire una conoscenza significa lavorare su altre conoscenze, ampliando altri sistemi di idee e dando origine ad un metodo. Costruire una conoscenza implica basarsi inizialmente su ciò che è dato per scontato, per proporre poi un cambiamento, tenendo presente che l'obiettivo è di insegnare in modo tale da offrire il maggior numero di informazioni con il minimo di insegnamento. Paradigma di rappresentazione della conoscenza nel mondo dell'insegnamento-apprendimento è quello delle reti semantiche o mappe concettuali e delle mappe mentali. Cosa sono le reti semantiche?
sono rappresentazioni associative. Le teorie associazioniste si occupano delle relazioni tra simboli e del significato che scaturisce da tali associazioni. Mappe concettuali e mappe mentali. Le mappe mentali e le mappe concettuali sono utili modi di rappresentare graficamente saperi e conoscenze per facilitarne la comprensione, l'analisi, la comunicazione e la condivisione. Le mappe mentali, ideate da Buzan, partono da un concetto, da una parola, da un insieme, da un'idea base e si dipanano in modo radiale aggiungendo di volta in volta altri concetti, altre parole, altre idee legate tra loro secondo una logica associazionista. Le mappe concettuali, sviluppate da Novak, si differenziano dalle mappe mentali in quanto la strutturazione delle informazioni è di tipo reticolare e non gerarchico. La logica organizzativa che la sottende è di tipo connessionista e non associazionista, come avviene per le mappe mentali. Diciamo, sono molto semplicemente che nelle mappe concettuali si crea una rete di connessione tra i concetti stessi, mentre nelle mappe mentali si parte da un concetto centrale e si allarga in modo gerarchico e radiale per associazioni. Sia le mappe mentali che le mappe concettuali sono strumenti di gestione della conoscenza, secondo il principio cognitivo di tipo costruttivista, e mirano a contribuire alla realizzazione di apprendimento significativo. Il soggetto che costruisce attiva la propria conoscenza collegandola strettamente ad una situazione concreta, contrapposto all'apprendimento meccanico, che si fonda sull'acquisizione mnemonica. Molto spesso si osserva che la conoscenza appresa nei vari curricoli scolastici rimane inerte. Gli allievi non sono in grado di utilizzarla attivamente in altri contesti. Grazie alla teoria del costruttivismo, il cui termine esprime proprio l'idea che coloro che apprendono costruiscono la conoscenza per se stessi, ciascun discente costruisce significato sia individualmente che socialmente a man mano che impara. Il soggetto stesso che crea, che costruisce, inventa tutto ciò che vuole comprendere di quello che lo circonda. La realtà quindi non può essere considerata indipendente da colui che la osserva, dal momento che è proprio l'osservatore che le dà un senso partecipando attivamente alla sua costruzione. Un'altra specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso, è il cooperative learning. Il termine apprendimento collaborativo fa riferimento ad un metodo educativo attraverso il quale gli studenti, a vari livelli di prestazione, lavorano insieme verso un obiettivo comune. Non è quindi soltanto un'attività socialmente distribuita, ma anche un'attività in cui gli obiettivi di ciascuno dipendono da quelli intrapresi e condivisi dagli altri partecipanti alla situazione di apprendimento. La lavagna interattiva multimediale rappresenta
un'evoluzione di uno strumento che rielabora e accresce una didattica da una caratteristica trasmissiva a quella costruttiva, utilizzando e raccordandosi con numerevoli altri supporti cooperativi e interattivi, sia che siano risorse didattiche online e offline, ambienti di apprendimento, il web. La lavagna interattiva consente di considerare l'aula formativa come un contesto nel quale avvengono eventi di apprendimento che la coinvolgono e che sono prodotti anche da ogni singola persona che ne fa parte. Ancora, utilizzare procedure di apprendimento cooperativo per sperimentare ruoli e compiti differenti, correlati alla presentazione di argomenti, di idee, di principi, che prima possono essere stati creati in piccoli gruppi. Progettare contesti con tecnologie innovative che permettono di formare padronanze di competenze nella prospettiva dell'apprendimento permanente, la lavagna interattiva, diciamo, è uno strumento molto valido. L'IM può fungere da elemento che caratterizza l'uso cooperativo e costruttivo della classe, attraverso la possibilità data agli allievi di divenire essi stessi esperti di parti di contenuto da distribuire nel contesto stesso. Ovvero, essi possono operare in gruppi per elaborare risorse di apprendimento da utilizzare come prodotti di approfondimento e di ricerca, da affiancare ai contenuti e ai processi di quanto l'insegnante predispone per l'apprendimento nella classe. Da questa prospettiva, l'uso evoluto della LIM richiede di considerare la classe come un contesto nel quale avvengono fatti di apprendimento prodotti da ogni singola persona che ne fa parte. La classe cooperativa e costruttivista è assunta a contesto nel quale si costruiscono padronanze di competenza, le quali sono sollecitate continuamente, poiché richieste dall'uso significativo degli strumenti stessi. Tiriamo le conclusioni. Le diverse modalità di apprendimento proposte contribuiscono ad una trasformazione del processo di insegnamento-apprendimento ed è anche una conseguente evoluzione del profilo dello studente stesso. In particolare, grazie alle nuove modalità didattiche, egli diventa il gestore di un personale processo di apprendimento in termini di spazio e di tempo, trasformandosi dal ricettacolo passivo di contenuti a costruttore attivo della conoscenza. Egli analizza gli argomenti da prospettive diverse, elabora domande accurate e tenta di individuare risposte valide. Grazie all'apprendimento collaborativo, lo studente agisce in qualità di membro di un gruppo di apprendimento, impegnato in compiti cooperativi e collaborativi, dando il suo personale contributo all'interazione del gruppo. Attraverso il fare, lo studente diventa protagonista dell'applicazione della conoscenza acquisita, piuttosto che osservare la prestazione esperta dell'insegnante.